Fermare l'odio alimentato dai social, contrastare le fake news, promuovere un linguaggio inclusivo saranno i pilastri del corso di alta formazione fortemente voluto dal Sindacato Giornalisti del Veneto in collaborazione con l'Università di Padova, articolo 21. È un'esperienza straordinaria. Straordinaria perché ha messo assieme l'Università di Padova, varie facoltà e il Sindacato dei Giornalisti del Veneto. È un esperimento che mette assieme persone diverse. Crollano le barriere corporative per studiare le grandi fabbriche dell'inquinamento, della falsificazione, che tendono a colpire la vita democratica. Non serve la difesa corporativa. Il corso di formazione, raccontare la verità, narrare la verità per costruire contesti inclusivi è una prima sperimentazione, un laboratorio a cielo aperto che mette assieme studiosi e studiosi dell'università, giornalisti, esperti di giornalismo e di comunicazione per formare, per l'appunto, chi lavora in questo settore a comprendere la realtà complessa nella quale viviamo, comprendere i meccanismi che creano ad esempio anche forme di disuguaglianza e le espandono. Una task force di operatori insieme per la prima volta che durante le 60 ore di formazione online a causa del Covid proveranno a cercare i canali per raccontare la verità, stimolando un pensiero critico finalizzato alla promozione di una società inclusiva e democratica. La prima lezione del corso è il 10 aprile e tra gli ospiti e relatori ci saranno l'ex ministro Fabrizio Barca, che è anche il coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, e la giornalista scrittrice nonché ex presidente della RAI, Lucia Annunziata. Io devo ringraziare tutti quanti quelli che hanno creduto in questo progetto, che è anche una sfida, a partire anche dai 47 corsisti che si sono iscritti e che quindi hanno permesso loro, in prima persona, di avviare questo progetto.